Probabilmente per poter inseguire il voto disgiunto ha sbagliato. Tieni conto che al momento in cui stiamo parlando le schede nulle rappresentano il quarto partito perché prendono più voti di Tablino Campanelli, più voti di Narcisi, più voti di Franceschini, quindi insomma rappresentano ovviamente un numero esorbitante. Ci prepariamo con serenità intanto ad attendere la conclusione di questa giornata e poi siamo freschi per la volata finale. D'altronde siamo al Giro d'Italia, quindi è normale che ci sia una volata. Grazie. Grazie a voi.